Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo video di carte Pokémon. Sì, perché ci tengo a ringraziarvi per come è andato il primo video, per il supporto che ho sentito, il calore nel mio cuoricino che ho sentito a vedere una bella fetta di persone che sono interessate a un mondo che a me piace tanto e interessa tanto. Così ho deciso di fare un nuovo video e visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, oggi parliamo proprio di questo. Infatti, come state vedendo, vi ho portato la mini espansione, il mini set di carte Pokémon Trick or Trade. Set purtroppo esiste solo in inglese. È un mini set composto da 30 carte. In questo box ci sono 50 pacchetti che per evidenti motivi non andremo ad aprire tutti. E ogni pacchetto ha 3 carte dentro. In questo video vorrei provare a completare il set perlomeno. Questo è il Trick or Trade di quest'anno. È il box che è stato creato l'anno scorso. Tutto lo trovate su PokéLife. Come sapete io e PokéLife collaboriamo. Infatti sul sito, che ha tantissimi box, tantissime collezioni delle nuove espansioni Pokémon, potete trovare anche appunto il Trick or Treat dell'anno scorso. Utilizzando sul sito il codice il nerd avrete il 5% di sconto e in più mi date anche una mano, un piccolo supportino a me e posso portarvi altri video del genere sulle carte Pokémon. Vi lascio il link in descrizione come sempre. Ma direi di partire ad aprire perché sono curioso, sono molto curioso di questo set. Tutto reputo molto carina la confezione, che sembra un po' quella di delle merendine, no? Oh, eccoli qua. Qua ci sono tutti i nostri pacchetti. Come vedete ogni pacchetto contiene 3 carte. Con un box appunto che contiene 50 pacchetti riuscite al 100% a completare tutto il mini set. Direi di partire subito anche perché appunto sono tanti pacchetti. Proviamo subito un Ghastly, un Doom Holo e abbiamo Drifblim. Di carte di particolare valore in questo set non ci sono, è più un set così da collezione. Abbiamo Delmise, che sembra una cazzo di catena, non avevo presente questo Pokémon in tutto il mondo. Marshadow, come vedete tutte le carte hanno la zucchetta di Pikachu qua, molto carina anche per... E poi uno Shuppet. E come potete vedere oltretutto le carte sono a tema, nel senso che sono tutte tema Halloween, fantasmini, principalmente quindi Pokémon spettro. Abbiamo Zubat, Houndstone e infine Murkrow. Phantom, Pectrier, molto bella questa illustrazione. E infine abbiamo Mismajus. Oh, per ora nessuna doppiona. Abbiamo Lampen, Revenant, molto carina. Eccoci. Abbiamo la prima doppia. Porca puttana. Litwig, credo sia di Mori. Sì, infatti, bene, bene, mi piace un sacco. Pikachu, Pikachu Holo. Tutto, spero di trovarla doppia, paradossalmente, perché conservo tutti i Pikachu che ho in una pagina del mio album. Abbiamo di Dusclops, Gengar Holo, godo, mamma mia quanto godo. Poi Grivard. Siamo a 7 pacchetti e solo una doppia. Ora me la sono di nuovo chiamata, io devo stare zitto. Per ora però no, perché abbiamo Duskull. Eccoci. Eccoci qua, e siamo a 3 doppie. Banette, che ha questo bellissimo design, che ha un bellissimo artwork con il fumo tipo che esce dal bordo del... Porca puttana. Mimikyu, bellissimo anche questo Holo, quanto godo. E infine Grevard, che è doppia. Allora, andiamo al 10° pacchetto e poi andrò a fare un conto generale delle carte che ho trovato per sapere a che punto siamo con il set. Non c'è anche manco andata male. Intanto abbiamo questo Hunter bellissimo, è stupendo. Gengar doppione, e mi ammazzo. E Shuppet, che è già il terzo che trovo. Adesso questa me la metto in culo. Abbiamo aperto 10 pacchetti e abbiamo trovato 24 carte, ce ne mancano solo 6. Quindi potenzialmente con altri 2 pacchetti dovremmo riuscire a completare il set. Non renda, però attenzione perché ne troviamo una delle 6: Lycanroc, Dusknoir e Murkrow. Murkrow, comunque, oh, Galarian Runner. In questo pacchetto potremo trovare le ultime 3 carte, in teoria. In pratica non succederà, ma noi andiamo comunque. Abbiamo una doppia Chandelure, oh, questa è nuova. E infine di Drifblim, che abbiamo già. Siamo, se non sbaglio, di 14° pacchetto e ne mancano 2. Dai, ci mancano 2 carte. 2 carte per completare il set. Oh, 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 abbiamo Poltegeist, Marshadow e Murkrow, però abbiamo Poltegeist. Godo, ne manca una, che io oltretutto credo che sia
proprio Sinistì. E la troveremo in questo pacchetto, perché me l'ha detto il più grande esperto di Pokémon in Italia, Ciccio Gamer. Oddio! Oddio! Non ci credo! Non ci credo, grazie! Grazie Ciccio Gamer! Sono stato zelatissimo perché ho trovato tutte le carte subito e le ultime due ho faticato un botto a trovarle. Oltretutto, stessa linea evolutiva. Questo è il set completo di 30 carte. Ho dovuto aprire 36 pacchetti per trovarla, ma io sono sicuro che si trovi molto meno, solo che io sono la persona più sfigata del mondo. Comunque andrò a conservare così Sealed, tanto non è che posso trovare altro, sono quelle le carte. Ma sono molto contento di aver completato questo set, è divertente da spacchettare perché alla fine ragazzi è veramente... Se, dovete essere molto zellati per non riuscire a completare il set. Vi invito ad acquistare questa o l'espansione dell'anno scorso, insomma quella dell'anno scorso io credo me la recupererò più avanti perché aveva anche secondo me delle carte più interessanti. La trovate volendo su PokéLife, come sempre. Utilizzate il codice ILNERD. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Ditemi se volete altri video su carte Pokémon. Io sono sempre disponibile. Anche perché tra un po' dovrebbe uscire la nuova espansione e avevo in mente di portarvi qualcosa di carino. Prossimo video probabilmente torniamo a parlare di manga, quindi non vi preoccupate, fan di manga ci sono sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.